moto d'epoca 2018. Qui su uno stand all'insegna del colore, curato interamente dal centro documentazione storica Citroën, due modelli di Méhari per celebrare i 50 anni di questo modello iconico che ha segnato la storia dell'automobile. Fu presentata nel 1968 in un contesto sociale e politico in pieno fermento e fu subito un successo perché rappresentava una vettura sbarazzina, simbolo della gioia di vivere, colorata, assolutamente unica nel suo genere. Si presentò immediatamente come una cabriolet versatile e trasformista. Versatile perché era capace di trasportare un gruppo di ragazzi in spiaggia per una gita in totale spensieratezza, ma nel contempo era in grado di portare 400 kg di materiale in un cantiere. Trasformista perché grazie alla sua capote poteva diventare una berlina, una cabriolet e un pick-up. Nata dall'intuizione geniale di un eccentrico industriale francese, Roland de la Poix, fu realizzata con una carrozzeria interamente in materiale plastico, in ABS, e questo la rendeva leggera e quindi parsimoniosa, economica, durante i viaggi. Qui sullo stand due esemplari colorati, una Orange Kirghiz in versione berlina e una invece Vert TBST con la sua targa originale NHK14314, la vettura appartenuta a Giancarlo Siani, il giovane giornalista napoletano ucciso a 26 anni nel 1985 per le sue inchieste sui rapporti tra criminalità organizzata e politica, divenuta un simbolo di libertà, di onestà e di coerenza.